perché da 30 anni dobbiamo vedere queste immagini senza che l'Europa muova un passo? Buonasera, ministro Piantedosi. Un aereo di soccorso aveva avvistato questo barcone alle 22:30 di sabato sera e l'aveva visto a 40 miglia dalla costa. Dopodiché sono partiti dei pattugliatori della Guardia di Finanza che non sono adeguati ai soccorsi, non è successo più niente e le capitanerie di porto hanno saputo soltanto alle 4:30 a naufragio avvenuto. Perché c'è stato questo buco? Guardi, innanzitutto la vicenda è alla ricostruzione dell'autorità giudiziaria, quindi in tutta la sua interezza, e quindi io direi che è quanto mai opportuno aspettarne poi gli esiti. Io dico solo che confido in quella che è stata sempre la competenza, la professionalità e la vocazione delle nostre strutture di soccorso. Quest'anno ben 9.000 persone sono state salvate dalle motovedette della Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Quindi in questo caso credo che qualcosa sia andato nel senso che poi al primo avvistamento abbia seguito un modo di procedere dell'imbarcazione che non ha segnalato il distress. Tutto il resto, e poi, quindi poi si è arenata poi solo in una secca all'arrivo. E c'erano cioè l'imbarcazione non ha chiesto aiuto. Non ha chiesto aiuto da quelle che sono le prime ricostruzioni, e quindi poi dopo c'è stata anche la difficoltà di intervenire. Noi pensiamo che non l'abbiano fatto perché gli scafisti volevano scappare, insomma. Questo si vedrà, ripeto, adesso è in corso un'indagine giudiziaria che chiarirà tutti gli aspetti, anche interrogando i testimoni diretti. Ma vi risulta che le barche della Guardia di Finanza, perché la Capitaneria non è uscita, proprio gliel'hanno detto, quindi quelle della Guardia di Finanza, che pur non erano adeguate, sono dovute rientrare per il Mare Grosso? Certo, questo, il Mare Grosso è stato sicuramente un elemento che ha comunque caratterizzato questo evento. Teniamo presente che la salvaguardia delle condizioni di sicurezza anche del personale che interviene è uno dei punti cardine, insomma, delle regole che stanno insomma, che presidiano questi soccorsi, quindi sicuramente ha inciso. Guardiamo questa cartina. Ecco, perché dalla Turchia, vede, vengono in Italia saltando completamente la Grecia, che sta lì a un passo. Guardi, la Grecia sta attuando politiche di forte contenimento degli arrivi su quella rotta, anche con respingimenti che sono stati anche sotto la lente dell'attenzione dell'Unione Europea, e quindi probabilmente, anche questo chiariranno i testimoni diretti, probabilmente c'era... La Grecia non si via nessuno, insomma. Nessuno, no, ma fa una forte opera di contenimento di questi arrivi via mare, anche con metodi molto decisi, e quindi questo probabilmente, lo si chiederà agli testimoni oculari, avrà condizionato la scelta di venire direttamente in Italia. Senta, lei ha detto: la disperazione non giustifica viaggi che mettano in pericolo i figli, ma la disperazione, caro Ministro, non consente dei ragionamenti a freddo. Se io non ho disperato, mi butto. Sicuramente sono affermazioni decontestualizzate, ritagliate, mi capita qualche volta di averle subite. Voleva esemplificare una nostra filosofia, che è quella che dire fermatevi, veniamo a prendervi noi. Il governo, da quando si è insediato, ha fatto corridoi umanitari per 617 persone, un numero record per il breve periodo, un decreto flussi in 2 mesi per 83.000 ingressi regolari. La nostra filosofia è offrire noi le opportunità alle persone che scappano da miseria, crisi, scenari di crisi, disperazione, e quindi non consegnarli ai trafficanti. Senta, Ministro, lei è appena tornato dalla Francia, grandi collaborazioni, abbracci, baci col suo eccetera, però la Francia, ricordiamoci sempre che ha piantato una grande di niente quando la prima barca gliel'abbiamo mandata noi. Sì, però c'è da dire che la Francia è un paese che rivendica nei tavoli europei, anche nei confronti con noi, quella di essere uno dei paesi col principale numero di richieste di protezione internazionale e di asilo, quindi diciamo con fenomeni diversi, loro lamentano i cosiddetti movimenti secondari, insomma lamentano una grande incidenza pure su di loro di questo fenomeno. L'importante per noi è aver registrato l'assoluta condivisione di filosofia, di orientamenti con la Francia, fino al punto che col collega francese ci siamo lasciati col proposito di condividere missioni congiunte proprio nei paesi di origine di transito. Che intende per commissioni congiunte? Proprio di andare insieme, cioè l'Italia, lei sa, io ho condiviso nelle prime settimane di governo col Presidente Meloni, col Ministro Tajani, delle visite in Turchia, in Tunisia, in Libia, andrò in Egitto, in Costa d'Avorio. Il Ministro francese Darmanin mi ha proposto di condividere insieme, e se lo vorranno anche altri paesi dell'Unione Europea e la Commissione, quindi delle missioni congiunte proprio in quella logica di dire un problema europeo e di renderlo tangibile a questi paesi ai quali dobbiamo offrire collaborazione, cooperazione, per fare in modo che loro collaborino nel fermare i flussi. Grazie Ministro Piantedosi. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci vedremo domani se vorrete, e adesso Amadeus. Buona serata.